Se la Serie C vive l'incognita che ruota intorno al ricorso di Teramo e Campobasso al Consiglio di Stato, non se la passa molto meglio la Serie D, che tuttavia ha mosso il primo passo ufficiale della prossima stagione agonistica e ha diramato gli abbinamenti del turno preliminare e del primo turno di Coppa Italia. Tutte le qualificazioni si stabiliranno con partita secca in casa di una delle due squadre che si affrontano. In caso di parità al 90° si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari. Si parte domenica 21 agosto ore 16, in campo una sola abruzzese, l'Avezzano, che giocherà sul campo del Porto d'Ascoli. Il 28 agosto si disputeranno le gare del primo turno, sempre alle ore 16, e inizierà il percorso delle altre quattro abruzzesi di Serie D. Spicca il derby del Mariani Pavone tra l'ambizioso Pineto di Daniela Maulo e l'outsider notaresco di Tiziano De Patre. Il nuovo Chieti, della proprietà Ettore Serra e del tecnico comasco Corrado Cotta, debutterà in stagione all'Angelini contro la vincente di Porto d'Ascoli Avezzano. Primo impegno ufficiale in trasferta per la Vastese, targata Giuseppe Ferazzoli, che giocherà sul campo della vincente del derby tutto morisano tra Vasto Girardi e Termoli. Nonostante questo piacevole assaggio di calcio giocato, restano alcune incognite che in questo momento frenano la formulazione dei gironi e successivamente la compilazione dei calendari. Al momento risultano ufficialmente iscritte 166 squadre. Rispetto alle 172 della scorsa stagione si sono registrate l'esclusione dell'FC Messina, la rinuncia formale di Loriano Badesse e Delta Porto Tolle, mentre il Rieti non ha fatto pervenire alcuna domanda di iscrizione. I passi successivi sono stati la bocciatura dell'iscrizione dello Giarre da parte della Covisod, l'iscrizione in sovrannumero del Catania ex articolo 52,10 delle NOIF, quindi il ripescaggio ufficiale in Serie C di Fermane Torres dopo la pronuncia del TAR dello scorso 3 agosto che confermava l'esclusione di Teramo e Campobasso. Il Giarre ha fatto ricorso al TAR e il 9 agosto ha ottenuto la sospensiva dell'esclusione, tanto da essere ammesso con riserva al tabellone di Coppa Italia. Dunque 166 squadre certe, più la situazione pendente del Giarre, il cui ricorso sarà discusso il 7 settembre, quando in teoria il campionato sarà già iniziato, 4 settembre la prima giornata. Una riammissione del Giarre spingerebbe la LND a ripescare il Giorgione, prima della lista, per riportare il campionato con un numero pari. Senza dimenticare la situazione di Teramo e Campobasso, che se non fossero riammesse in C dal Consiglio di Stato potrebbero chiedere la D in sovrannumero. Insomma, un vero e proprio caos, una matassa che il Comitato Interregionale sarà chiamato a sbrogliare dopo Ferragosto.